Governatore Buongiorno, Zaia, prof, buon lavoro. Governatore Grazie Zaia, la Lombardia ha deciso di fare il coprifuoco dalle 23 alle 5. È una buona idea, una cattiva idea? Cosa ne pensa? Arrivederci. a lei. Ma io penso che sia doveroso rispettare questa scelta della regione e della comunità dei sindaci, visto e considerato che poi le considerazioni che noi facciamo le facciamo sempre dagli spalti e mai da bordo campo. C'è un piano di sanità pubblica in Lombardia, come c'è in tutte le regioni, ed evidentemente indicatori che io non conosco, ma che immagino i tecnici conoscano, dicono che è necessario attivare le prime chiusure. Senta Zaia, vedo che Mattarella ha appena detto nel corso di una consegna di un'onorificenza che le istituzioni devono collaborare, servono orgoglio, misura e responsabilità. Le posso dire la verità, negli ultimi giorni poca collaborazione, poca misura e forse anche poca responsabilità. Molte polemiche ho visto negli ultimi giorni. Molto Ma guardi, le scarico di istituzioni non sono. responsabilità anche, scusi. Ma lei sa che io polemiche non ne faccio anche perché il mio unico pensiero sono quasi 5 milioni di veneti che devono essere curati bene. E però le istituzioni, mi permetta di dirlo, Mirta, non sono solo la politica, sono anche gli scienziati che dicono tutto il contrario di tutto, che poi sono, magari spesso rappresentano delle situazioni nelle quali loro non hanno nessuna responsabilità, perché poi quando si trova qualcuno nei talk show o suoi ospiti, bisogna sempre partire da un presupposto. Questo signore che responsabilità giuridiche ha davanti al cittadino? Io ce le ho perché ho l'obbligo di garantire le cure ai cittadini. Qualcun altro magari esprime considerazioni e può dire quello che vuole perché tanto non deve mai rendere Quindi conto a devono nessuno. parlare meno gli Quindi è fondamentale scienziati, a che suo tutti. parere. No, guardi, io non ce l'ho con gli scienziati, sono fondamentali e per me sono stati utilissimi. Però dico anche che bisogna che tutti tirino in una direzione. Cioè, se io venissi qui da lei oggi a fare il catastrofista, sì, potrei fare il gioco della monetina, magari la catastrofe arriva e tutti dicono Zaia l'aveva detto, però potrei creare anche un sacco di allarme. E quindi dico, obblighiamo le nostre menti a guardare con obiettività la quotidianità, ovviamente con un occhio alla programmazione, ma bisogna che i dati siano letti con obiettività. Scusi Zaia, lei ha detto che questo DPCM è un riscaldamento. Cosa vuol dire? Cosa si aspetta? Che ci saranno misure più severe? Ah, guardi, se dovessimo leggere al contrario, le faccio un esempio dei ristoranti, no? Tutti dicono che i ristoranti chiudono a mezzanotte e aprono alle 5, scusi, e riaprono alle 5. Io dico che i ristoranti sono chiusi sono aperti dalle 5 del mattino a mezzanotte, per dire che non è che abbiamo avuto una chissà che rivoluzione. La verità è che se dobbiamo avere misure più pesanti, più importanti, di certo non le abbiamo viste in questo DPCM. Non le sto invocando, che sia chiaro. Sì. Sto Cioè semplicemente dicendo che oggi siamo ancora in un ha limbo. Dall'altro temporeggiato però. Conte, dice lei? Ma guardi, noi governatori abbiamo fatto, me lo lasci dire, un buon lavoro di squadra e anche a supporto del governo, nel senso che abbiamo apportato molte osservazioni, perché poi si leggevano molte anticipazioni che non erano sicuramente ragionevoli a nostro avviso, però mi lasci anche dire che invito il governo a pensare a un piano di sanità pubblica dove ci siano degli steps fissati con diverse fasi, come sta facendo la Regione Veneto, in modo tale che tutti i cittadini sappiano che ad ogni fase corrispondono delle misure. E Ma c'è l'invito ai troppo cittadini confusione a livello di governo centrale? ma sa, se io ragiono come la signora Maria ha bisogno di messaggi chiari e che siano leggibili. Oggi dobbiamo spiegare ai cittadini che l'ansia e se vuole anche l'insistenza sull'uso della mascherina e distanziamento sociale non deve tradursi in un'analisi da parte di qualcuno sui tassi di mortalità, su altre considerazioni rispetto ad altre patologie. Diciamo che questa patologia riempie gli ospedali. Se si riempiono gli ospedali, noi non siamo più in grado di curare i cittadini. Considera che Senta. la mia regione eroga 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Quindi un mese faccia 12, 80 diviso 12, vede quante prestazioni sono. Senta, mi dica una cosa, se il governo dovesse fare, insomma, misure più forti, no? Avviarsi verso dei lockdown, lei cosa farebbe? Si adeguerebbe o è pronto alla disobbedienza? Ma guardi, noi intanto siamo delle persone responsabili. Io non voglio neanche pensare ai lockdown perché in questa fase dobbiamo costruire un percorso con i cittadini. Come diceva il prof prima, abbiamo qualità delle cure sicuramente di livello, tassi di ospedalizzazione
che sono inferiori a quelli di marzo. A marzo un paziente si restava anche 35 giorni in ospedale, oggi noi abbiamo mediamente 7-8 giorni di permanenza. Abbiamo poi, va detto e non si dice mai, in questa fase che il 95% dei positivi non sono sintomatici, quindi anche questa è un'ulteriore novità. Ovvio, non dobbiamo abbassare la guardia, il Veneto è pronto con l'artiglieria pesante, abbiamo potenziali 1016 terapie intensive e se servirà le utilizzeremo tutte.